Ciao, bentornati su Parole in Pentola. Oggi parliamo di Miele Amaro, una nuova avventura della Cuoca Catarina. In questo caso il sottotitolo è La Cuoca Catarina e l'eredità pericolosa. Siamo di nuovo nel Baden, Catarina è tornata a casa, alla notizia della morte della zia, di zia Rosa. Come plus, diciamo, viene aperto il testamento e si scopre che lei ha ereditato la casa e le terre della zia. Viene richiamata in paese anche perché un lotto delle terre appartenenti alla zia fa parte di una grossa vendita che molti piccoli proprietari stanno per fare, portando avanti, e che darà comunque respiro a persone magari in difficoltà. Tra questi ci sono anche i genitori di Catarina. Loro gestiscono la locanda, il tiglio, che lei non si rifiuta di prendere in mano, ma che ha bisogno comunque di una spinta economica per potersi rinnovare. Catarina è convinta di vendere. Ma c'è qualcosa che non le torna, ovviamente, voi direte. Esatto. Quando va all'obitorio del cimitero, nella camera mortuaria, a vedere la zia, a salutarla, le viene subito il dubbio che la zia non sia morta di morte naturale, ma che qualcuno l'abbia uccisa. Anche perché primo dettaglio che crea il dubbio è il fatto che sia morta cadendo da una scala e tutti in paese sanno che la zia Rosa non sale da anni sulle scale perché ha subito un'operazione dopo una caduta da una scala che appunto le è costata mesi di degenza e dei dolori che si portava ancora dietro. Quindi difficilmente si sarebbe arrampicata su una pianta con una scala, avrebbe probabilmente chiamato qualcuno. Ovviamente da qui parte tutto. Questo è l'evento scatenante, questa scoperta che facciamo già nelle prime pagine. E qui Catarina farà i conti con il suo passato, con alcuni personaggi che sono cambiati nel tempo, che hanno intrapreso diverse strade, verrà a contatto con i guerriglieri del mais, quelli che proteggono i campi dall'utilizzo improprio di pesticidi OGM o di semi già modificati geneticamente impiantati. In casa della zia ci sono tantissimi opuscoli, c'è tantissimo materiale di vario tipo su alcuni loschi figuri della zona, ma anche coltivatori che tutti conoscono, tutti stimano. Ci sono delle liste, ci sono notizie su fertilizzanti, ci sono notizie su ospedali, sulle api, sulla moria delle api. Evento che ha fatto una strage in quelle zone e soprattutto che ha ucciso tutte le api degli alveari di Rosa. Quindi ci sono un sacco di argomenti, è un grande pentolone quella casa piena di ricordi, piena di nuove informazioni che non legano, in più gli stimoli esterni ovviamente sono molteplici. Sarà di nuovo l'ex compagno di scuola giornalista ad aiutare Catarina in questa indagine. Ovviamente si caccerà nei guai. La differenza tra gli altri gialli è una forte componente di tensione, una forte componente ansiogena. Io non mi sono mai sentita al sicuro durante questa lettura. Catarina, non è mai tranquilla, non è mai al sicuro, anche quando sembra completamente
in sé, tranquilla. Noi sappiamo e abbiamo questa percezione di pericolo costante. E in tutto questo ci sono anche, ovviamente, screzi familiari e storie personali che emergono pian piano da un passato che molti hanno cercato di dimenticare. È un libro forse un po' più pieno, un po' meno così leggero, ovviamente virgolettato, perché neanche gli altri libri sono leggeri, trattano tutti argomenti molto importanti, molto attuali, soprattutto anche l'ultimo è molto anche violento, volendo. Ma qui c'è proprio qualcosa, quest'ombra nera, questo rumore delle foglie di mais che si scostano di notte, i passi sulla ghiaia. Noi sentiamo, annusiamo, percepiamo un continuo pericolo e spesso vorremmo gridare a Catarina di togliersi da lì, di andarsene, di scappare, di fare qualcosa di diverso, ma lei ovviamente è una di quelle che deve per forza arrivare alla verità con qualsiasi mezzo, anche mettendo a repentaglio la propria vita. E è una storia anche di donne, di rapporti. È un libro molto bello, molto pieno, molto denso. Ecco, oltre al giallo ci sono un sacco di risvolti anche sociali, ambientali. È molto, molto interessante. Ovvio, è comunque romanzato, come ci tiene a dire l'autrice, però ci sono degli accenni di realtà che ovviamente poi sono stati interpretati e portati all'esasperazione per poter dare un senso a questo libro, per renderlo un giallo comunque molto accattivante. Io sono contenta di aver portato avanti questa serie anche nel momento in cui alcuni libri mi avevano un attimo così rallentata. Ho già ordinato il successivo, ma purtroppo le biblioteche sono chiuse, quindi siamo fermi, ma appena le riaprono, io so che è là ad attendermi perché era già arrivato, dovevo solo andare a ritirarlo, quindi prossimamente, quando magari tutto tornerà un po' più alla normalità, non dico alla normalità perché mi sa che è un po' lontana, avrò modo di leggere il successivo. Per ora io continuo a consigliarvi questa serie e questo libro in particolare è veramente, veramente bello. Va bene, un saluto e ci vediamo al prossimo libro. Ciao!